Il talento, dopo aver provato con l'Entella, annuncia il definitivo ritiro. Per giocare a pallone servono passione e talento, ma soprattutto ci vuole determinazione e io in questo momento ho altre priorità a Roma. Antonio Cassano lascia il calcio. Si era allenato con l'Entella, aveva anche giocato una amichevole infrasettimanale deliziando il pubblico con molti assist. Ora però il dietrofront, che lo stesso ex talento spiega in una lettera. Cari amici, è arrivato il giorno. Quello in cui decidi che è finita per davvero. Ringrazio il presidente Gozzi e i ragazzi dell'Entella per l'occasione che mi hanno concesso. Gli auguro tutto il meglio. In questi giorni di allenamento, però, ho capito che non ho più la testa per allenarmi con continuità. Per giocare a pallone servono passione e talento, ma soprattutto ci vuole determinazione e io in questo momento ho altre priorità. Voglio ringraziare tutti i compagni di squadra di questi anni, gli avversari, gli allenatori e i dirigenti, sì, certo, anche quelli con cui qualche volta ho litigato, punto, ma soprattutto voglio salutare i tifosi, quelli dalla mia parte e anche gli avversari, perché senza di loro il calcio non esisterebbe. Cassano, il fiuto del gol non si perde. Prima rete con l'Entella in allenamento in riproduzione. Cassano, il fiuto del gol non si perde. Prima rete con l'Entella in allenamento. Guarda anche rivedi Cassano, il fiuto del gol non si perde. Prima rete con l'Entella in allenamento. Condivide il pallone, mi ha dato tantissimo. Continua Cassano, mi ha fatto conoscere persone magnifiche, grandi campioni e gente comune. Mi ha tolto dalla strada, mi ha regalato una famiglia meravigliosa e soprattutto mi ha fatto divertire da matti. Ancora oggi quando mi capita di vedere una qualsiasi partita resto ipnotizzato. È il gioco più bello che c'è. Sì, lo so, con un altro carattere avrei potuto vincere di più e giocare meglio, ma credetemi, ho vissuto comunque emozioni incredibili e oggi ho accanto a me le uniche cose che contano, davvero. La mia famiglia, gli amici e zero rimpianti. Adesso comincia il secondo tempo della mia vita. Sono curioso e carico di dimostrare prima di tutto a me stesso che posso fare cose belle anche senza l'aiuto dei miei piedi. Grazie a tutti, di cuore. Antonio Cassano. Presidente Entella, giusto provarci, caro Antonio, sapevo che sarebbe stata una scommessa difficile da vincere, ma era giusto provarci. Lo scrive il presidente dell'Entella Calcio, Antonio Gozzi, in una lettera rivolta ad Antonio Cassano. Era giusto provarci perché ti sei dimostrato un amico, offrendo il tuo aiuto nel momento più difficile della mia Entella, perché valeva la pena tentare di recuperare un campione che in una famiglia come la nostra avrebbe potuto chiudere la carriera raccontando a Christopher e Lionel una pagina a lieto fine. In pochissimo tempo, aggiunge, hai ridato entusiasmo e unità ad un ambiente che vive questa incredibile incertezza con tanta rabbia e disperazione. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile, punto, non è bastato, giusto separarsi subito in amicizia, senza rancore. I patti erano chiari, mettiamoci alla prova senza vincoli. Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi.